Allora, Presidente, come si sente oggi? Abbastanza bene, dai, però non ho capito una cosa, com'è? T'hanno sostituito, non hai fatto una buona partita, ma soprattutto c'è una domanda che non ho capito. Cioè, mi è sembrato anche una sorta di sottomissione verso il mister, perché non ho visto, non hai né insultato né fatto gesti e non hai nemmeno lanciato la giacchetta quando sei arrivato in panchina. Sì, purtroppo ho fatto una settimana in stile Buddha, ho meditato molto, ho detto non devo offendere nessuno, ce l'ho fatta. Ringrazio il mister per la sostituzione, gli voglio bene lo stesso. In settimana pagherà, però va bene così, dai. L'importante era riportare questa città dove merita, magari ora ci metteremo l'obiettivo di portarla dove merita ancora di più. Senti, ma una domanda che si fanno un po' tutti i tifosi, ma pensi di rimanere a Rimini o se volevamo sapere se è vero che hai avuto una grossa offerta a Borgabugiana e sei molto tentato di andare a accettare, insomma? No, io volevo chiudere la carriera nell'Amari Fiorentina dove sono nato e mi ha fatto un'offerta molto interessante, quindi stasera farò ubriacare il presidente e poi dopo farò un contrattino magico e vediamo di rimanere qui il prossimo anno e festeggiare un'altra promozione. Adesso passo la linea a Berardi, colui che non fa gol neanche con le mani. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, ti aspettiamo. Salta con noi, Pippo Berardi. Allora, Berardi, come vedi la tua prima promozione? Sono serissimo. No, com'è stata questa tua prima promozione? È sicuramente una soddisfazione grandissima per me il primo anno in prima squadra, giocare con giocatori come Manuel, è sicuramente un onore, quindi ringrazio tutti, ringrazio dal presidente, a tutto lo staff, a tutti i giocatori e speriamo l'anno prossimo di andare in B subito, diretti. Quindi stai già dicendo che hai il contratto per il prossimo anno? No, magari, però non so, si vedrà, adesso non ci penso ancora, vedremo il prossimo anno. A un certo punto ho sentito dalla curva Berardi esulta con noi. Cosa hai provato in quel momento? È una soddisfazione incredibile, veramente.